Buon sabato sera a tutti i telespettatori di Campania Felix. Oggi, sabato 23 aprile, siamo con una dottoressa che ci deve aiutare a comprendere quello che possiamo fare per eliminare gli effetti della Pasqua e della Pasquetta. Buonasera, Nadia Longobardi. Buonasera a te Pierluca, buonasera a tutti. Allora, Nadia, chi è Nadia? Allora, io sono una biologa nutrizionista e mi occupo di educazione alimentare. Dico educazione perché appunto spesso dimentichiamo che il nostro ruolo non è quello di far dimagrire, ma è quello di insegnare un corretto stile alimentare che non riguarda risultati miracolosi o diete dell'ultimo minuto, ma indirizzare i pazienti che decidono di intraprendere questi percorsi verso un percorso di rieducazione, di consapevolezza alimentare, che è ben Appunto per diverso. questo, che significa alimentazione? L'alimentazione per noi è un qualcosa di estremamente naturale, cioè noi percepiamo la fame e ingurgitiamo delle cose, ma avere una cultura dell'alimentazione che cosa significa? Sì, Pierluca, effettivamente è così, è completamente diverso. Alimentazione vuol dire ingestione di qualsiasi cosa, quindi non curiamo quello che è l'aspetto nutrizionale, quelle che sono le proprietà del cibo. Ingeriamo quello che può essere cattivo o anche buono. Al contrario, per nutrizione invece intendiamo la conoscenza delle proprietà di ciò che ingeriamo, quindi vuol dire conoscere il cibo che stiamo assumendo e conoscerne le proprietà. Questo è anche il nostro ruolo, quello di far comprendere ai pazienti effettivamente quello che può essere un cibo più salutare rispetto a quello non salutare. E faccio un esempio. Allora, facciamo un esempio, ingerisco un pacchetto di patatine, questo vuol dire mi alimento di un qualcosa che però non so che mi sta facendo male. Se io invece faccio capire al paziente che questo pacchetto di patatine effettivamente comprende delle sostanze che il nostro corpo non riconosce, che non vuole, è semplicemente buono ma non nutriente, stiamo facendo effettivamente una buona differenza tra alimentazione e nutrizione. Nutrizione vuol dire quindi che io conosco quell'alimento se ci fa bene o ci fa male. Quindi se per esempio mangio una mela, ad esempio, io so le proprietà nutrizionali di quell'alimento, che è un alimento che mi rinfresca, mi idrata, mi dà vitamine, sali minerali, quindi effettivamente è una conoscenza diversa di quello che sto ingerendo. Parlavamo di alimentazione e di cultura dell'alimentazione. Generalmente si usa questo termine che a volte anche sembra repressivo, dieta, ma che cosa significa poi dieta Allora, etimologicamente? viene da una parola greca che vuol dire stile di vita, quindi appunto quando parliamo di dieta non parliamo di un protocollo che porta semplicemente al dimagrimento di una persona, ma parliamo di uno stile di vita. Quindi effettivamente è centrato quello che io cerco di trasmettere e di insegnare a tutti i miei pazienti. Nadia, quanto è importante per ogni singola persona capire qual è il proprio stile di vita adatto alla propria natura fisica, alla propria età, al sesso? Allora, Pierluca, questo è un discorso molto vasto, nel senso che sicuramente ci sono dei range, dei calcoli che noi dobbiamo, utilizzare per, stilare dei piani alimentari. In realtà, sicuramente dobbiamo vedere se una persona è una persona attiva, sportiva, sedentaria, il sesso, se è donna, se è uomo, l'altezza, però sono tutti dei punti di partenza, dai quali noi andiamo poi a insegnare anche la flessibilità. Sicuramente ci sono dei range calorici, c'è un fabbisogno energetico che la persona può avere diversa rispetto ad un'altra, però Pierluca, io vorrei tanto far capire anche un altro concetto. Andiamo anche oltre questi fabbisogni calorici e cominciamo semplicemente a mangiare bene, a mangiare in maniera naturale, a chilometro zero, perché spesso si parla di calorie e non si parla di qualità, che questo è un altro discorso che mi sta molto a cuore. Allora, partiamo un attimo perché le domande sono tantissime che ti vorrei fare, però vorrei un attimo sfatare dei miti comuni. La prima cosa che dobbiamo sfatare è i dolci. Molto spesso si dice, perché poi su internet naturalmente tutti diventano dietologi dell'ultima ora, e dicono praticamente che i dolci si devono mangiare solo al mattino perché dal pomeriggio in poi fanno male. Qual è la verità sui dolci?
Guarda Pierluca, naturalmente non possiamo abusare di dolci perché essendo dei prodotti altamente concentrati di zuccheri, raffinati tra l'altro, sicuramente un eccesso di questi prodotti ci porterebbe a ingrassare. Non c'è un timing, cioè non c'è un orario, più giusto rispetto ad un altro, piuttosto dico io, concediamocelo quando ne abbiamo voglia, magari non tutti i giorni, magari se siamo in compagnia, se decidiamo di condividere un momento o di festeggiare un compleanno o delle festività, come è successo in questi giorni, che ormai hanno mandato un po' tutti in panico, proprio per l'eccesso di questi dolci, ma, non dobbiamo privarcene, semplicemente limitiamo nel consumo anche a 1 o 2 volte a settimana. Tanti ancora, ti faccio un attimo degli esempi che sono sempre più frequenti nelle conversazioni tra amici oppure sui social, l'utilizzo del glutine. Che cos'è il glutine in realtà e come bisogna assumerlo? Allora, Pierluca, il glutine non fa assolutamente male, anzi, purtroppo spesso si pensa che, essendo sconsigliata in tanti casi patologici, come nel caso per esempio di patologie autoimmuni, o anche in casi di endometriosi, in realtà parliamo di situazioni cliniche, ma se non si è celiaci, se non ci sono delle patologie, l'esclusione del glutine non ha alcun senso, anzi, i prodotti senza glutine in realtà sono anche prodotti che presentano maggiormente calorie. Infatti, quando io incontro pazienti celiaci, devo rieducare a un'alimentazione naturale senza glutine, perché in natura ci sono tanti cereali come miglio, amaranto, grano saraceno, quinoa, che sono prodotti naturali senza glutine che loro devono utilizzare. Tutto ciò che è confezionato senza glutine non è vero che fa dimagrire, assolutamente, anzi potrebbe far ingrassare molto di più. Perché quello che leggevo è che i prodotti tipo la pasta di mais, piuttosto che la pasta di riso, hanno un contenuto di zuccheri maggiori. Esatto, anzi hanno un indice glicemico molto più alto, per cui ci fanno ingrassare di più. Assolutamente non sono prodotti dietetici, la loro esclusione è consigliata solo in casi patologici, quindi o in caso di celiachia o in caso di patologie autoimmuni, o anche tantissimi altri casi, sempre da un punto di vista, naturalmente parliamo clinico, in cui è richiesta questa esclusione, ma se siamo soggetti sani non ha alcun senso farlo. Altro luogo comune, se mangiamo troppa frutta e verdure, comunque l'assunzione di zuccheri è tale da non permetterci il dimagrimento. Allora, sì, Luca, sicuramente l'eccesso di frutta ci fornisce un eccesso di zuccheri, parliamo che il contributo della frutta maggiormente è di zuccheri semplici. Quindi, in effetti, il carico glicemico, per esempio, di un pasto fatto di sola frutta è altissimo. Non bisogna esagerare, non bisogna mangiare troppa frutta, c'è gente che spesso pensa che per dimagrire deve togliere pane e pasta, però magari si mangia in una giornata mezzo chilo di frutta, mezzo chilo di verdure, pensando di fare del bene. In realtà l'eccesso di un alimento rispetto ad un altro è sempre una scelta sbagliata, non bisogna mai eccedere. Bisogna sempre trovare le vie di mezzo e quindi anche la frutta va bene, ma io non consiglio più di 2 frutti al giorno, quindi siamo sui 300 grammi. Naturalmente parlo di consigli molto generali, quindi sì, non abusarne è corretto, però non bisogna nemmeno escludere tutto il resto e mangiare ad esempio solo frutta, anche questo è sbagliato. Altro luogo comune, l'importanza di un'alimentazione è quella fatta e distribuita più e più volte al giorno, con un minimo di 5. È vero o non è vero? Allora, Pierluca, anche questo discorso dipende, nel senso che insegnare, educare il paziente a mangiare più volte, quindi anche 5 volte al giorno, può essere un buon insegnamento, perché purtroppo per lo stile di vita frenetico che noi conduciamo siamo portati a digiunare, a mangiare magari soltanto durante il pranzo, durante la cena, e sicuramente questo non ci fa bene perché arriviamo ai pasti affamati. Quindi l'insegnamento della frequenza di 5 pasti al giorno è una cosa corretta, ma non è obbligatoria.
Dico sempre, una volta che siamo stati capaci di capire come fare un break, come fare una pausa, ad esempio metà pomeriggio, metà mattina, quindi una volta che abbiamo imparato a mangiare durante il giorno, possiamo essere anche capaci di sentire, ascoltare se il nostro corpo, ad esempio, non ha voglia di mangiare. Perché poi, Pierluca, io penso che il nostro errore è che non ascoltiamo nemmeno più i segnali del nostro corpo, non ascoltiamo più. Vorrei che tu, diciamo, ne parlassi approfonditamente quando parli di ascoltare il nostro corpo. Spesso noi mangiamo per noia, mangiamo per rabbia, mangiamo per compagnia, non si mangia per fame. C'è una fame che può essere una fame fisiologica, una fame cellulare, io così la definirei, che è diversa dalla fame, per esempio, dovuta a noia. Se noi invece cominciassimo effettivamente a imparare a capire cosa ci spinge a mangiare, potremmo evitare di mangiare, per esempio, in contesti in cui non è necessario. Magari, Pierluca, noi mangiamo perché in questo momento ci passa davanti agli occhi un bel carrello di dolci, non ne abbiamo voglia, però in quel momento li mangiamo solo perché ci piacciono. Saper distinguere cosa ci spinge in quel momento a mangiare ci dà una buona consapevolezza alimentare. Quindi l'importante quando iniziamo a mangiare è ascoltarsi e capire se è veramente il caso poi di assumere quel cibo oppure no. Esiste un peso forma e se sì, praticamente che cos'è e come si capisce? Allora Pierluca, io più che peso forma amo parlare di peso ideale. Quando i pazienti vengono allo studio spesso mi chiedono: dottoressa, qual è il mio peso ideale? Io dico sempre, non esiste un peso ideale. Sicuramente se si è in sovrappeso o c'è un problema di obesità di primo, secondo, terzo grado, dobbiamo ritornare a dei range sani. Quindi dobbiamo sicuramente dimagrire, il dimagrimento potrebbe essere di 10, 15, 20 kg, però dico sempre che non si deve mai raggiungere un peso fisso. Se ad esempio il nostro indice di massa corporea, quello che appunto si calcola in base al peso, in base all'altezza della persona, ci dice dobbiamo perdere 15 kg, va anche bene considerarlo, però io spesso dico alla persona, puoi anche perdere 7-8 kg, trovarti comunque in un range sano a livello clinico e sentirti bene, anche perché il peso oscilla continuamente, non siamo mai in un peso fisso, abbiamo un'oscillazione anche di 2-3 kg, nell'arco di una stessa giornata, infatti io... Da cosa è determinato questo, Nadia? Allora, questo per lui è determinato dal fatto che noi accumuliamo facilmente acqua extracellulare. Ovvero, quando ingeriamo un dolce, facciamo l'esempio di queste feste, abbiamo mangiato tantissimi dolci, pasti molto molto calorici, il nostro corpo trattiene acqua extracellulare, della ritenzione idrica, che in quel momento ci fa sentire molto molto più gonfi. Perciò dico, non andate in panico dopo queste feste, perché c'è della ritenzione idrica transitoria, basta ritornare a delle sane abitudini alimentari e questi liquidi andranno via. Certo è che se continuiamo a mangiare male per un mese o per settimane, non sarà più ritenzione idrica, ma comincerà a diventare accumulo di grasso e quindi in quel caso ingrassiamo e non è assolutamente un problema solo di ritenzione idrica. Ultima domanda e poi naturalmente ci darai i tuoi consigli per l'alimentazione. Il rapporto con l'alcol. L'alcol in una dieta quanto è fondamentale rispetto alle calorie? L'alcol lo definisco come un alimento che non ci nutre, ecco appunto, ritornando al concetto di nutrizione e alimentazione, perché fornisce calorie vuote, calorie che non vengono riconosciute dal nostro corpo, quindi ci fanno semplicemente ingrassare. Questo naturalmente non deve escludere il fatto che se vogliamo concederci del vino, un drink in compagnia, dobbiamo vietarcelo, anzi, siamo sempre nel discorso dei dolci. Se capita un paio di volte a settimana un'uscita oppure un festeggiamento, un paio di bicchieri di vino a settimana per la donna e anche un 3 o 4 per l'uomo, così come anche consigliato da linee guida sull'alimentazione, non fanno di certo male. Allora, noi abbiamo sfatato tutti quelli che sono i luoghi comuni, o meglio, ne abbiamo dato una risposta scientifica.
Io però vorrei da te, naturalmente, non una visita approfondita, perché naturalmente quella si fa presso il tuo studio. A proposito, diamo i tuoi contatti, dove ci sono i tuoi studi e dove i nostri telespettatori possono mettersi in contatto con te. Sì, allora, i miei contatti li trovate su Instagram, dottoressa Nadia Longobardi, bioga nutrizionista, e anche su Facebook. Il mio studio è a San Giorgio a Cremano, e anche un paio di volte al mese ricevo presso Piazza Medeo, tramite un centro, fitness. Allora, detto ciò, potete andare tranquillamente quindi su Instagram e su Facebook, Nadia Longobardi, biologa nutrizionista. L'alimentazione è uno stile di vita, un lifestyle. Dacci dei consigli facendo presente che noi siamo tutti quanti un po' in questo periodo, diciamo, un po' più lontani da quello che è uno stile di vita performante rispetto all'alimentazione. Cosa consiglieresti? Facendo un ABC di un'alimentazione giusta, perfetta, ideale. Ok, perfetto Pierluca, hai detto una cosa molto importante, l'ABC, l'ABC, perché poi non dovremmo parlare solo di alimentazione sana, quando si decide di intraprendere un percorso di corretta alimentazione dovremmo agire su più fronti. Io dico sempre, va benissimo cominciare a mangiare sano, quindi cominciate a scegliere cibi che nutrizionalmente, vi diano dei buoni apporti energetici, quindi scegliamo cibo a chilometro zero, cibo naturale, tutto ciò che viene dalla terra è un qualcosa che non può farvi del male, quindi cominciamo a ridurre tutto ciò che è confezionato. Badate sempre a una corretta idratazione, all'attività fisica, quindi non dobbiamo parlare solo di alimentazione sana, ma dobbiamo parlare anche di attività fisica, perché l'alimentazione senza attività fisica, secondo me, è uno stile di vita sano a metà, ma non solo, io parlerei anche di qualità del sonno. Oggi questo argomento anche è molto interessante perché non tutti ormai dormono bene, si dorme Per poco e quale male. motivazione? Io penso che questo dipenda molto da un eccesso anche di cortisolo, di un ritmo circadiano molto alterato. Noi in genere quando ci svegliamo la mattina abbiamo un picco di cortisolo che è quello mentre andando verso sera ad aumentare la melatonina. Per il tipo di ritmo frenetico che noi abbiamo, questo ritmo è un po' alterato, quindi il cortisolo che verso sera dovrebbe andare a sparire resta sempre molto elevato, perché lavoriamo fino a tardi, perché magari i nostri occhi sono sempre su degli schermi luminosi e questa è un'altra abitudine sbagliata. Quindi il mio consiglio è anche quello di andare a dormire un po' prima, di non guardare i Quante cellulari. sono le ore di sonno che orientativamente bisognerebbe fare? In genere dalle 7-8 ore, il che ormai è diventato impossibile un po' per tutti, quindi almeno 7-8. Purtroppo io sento di persone che dormono anche solo 3-4 ore, per molte persone è diventata la normalità, ma io ripeto sempre ai pazienti, ciò che voi considerate la normalità in realtà non è una normalità per il nostro corpo, proprio perché noi tendiamo a sopprimere dei segnali di allarme, quello che dicevamo prima. Quali potrebbero essere questi segnali? I segnali d'allarme, la concentrazione che cala, anche cambi di sudorazioni magari improvvise, un aumento della fame inspiegabile, anche di notte. Ci sono persone che tendono a mangiare anche di notte. Questo può essere anche dovuto a un sonno non profondo, non corretto, oppure anche un calo forte di energia, degli sbalzi di pressione, ma anche delle patologie. Pierluca, spesso le patologie, parliamo anche di una semplice steatosi epatica, può essere dovuta anche a un ritmo circadiano sonno-veglia alterato. Non a caso i turnisti sono persone più soggette a patologie del genere. E perciò anche una qualità del sonno ricade sempre poi sul nostro stato di salute. Anche quando andiamo a fare, per esempio, delle analisi, quando troviamo dei valori alterati, spesso sono indice di uno stile di vita scorretto, non solo alimentare, anche di vita. Quindi diciamo che con l'alimentazione si apre un mondo che praticamente è la vita, quindi si parte dal sonno, dal movimento e naturalmente dall'alimentazione. Io ti voglio fare una domanda, c'è stato un personaggio televisivo che ha fatto dell'alimentazione, non diciamo il nome naturalmente, ma questa persona ha fatto naturalmente dell'alimentazione
un business enorme. Lui praticamente chiede ai suoi pazienti di alimentarsi soltanto con a base di proteine e quindi praticamente carne, insaccati. Quanto è corretto gonfiarsi di insaccati per poi trascurare tutto quanto il resto? Tu mi parlavi invece di chilometro zero, di bio, di tutto ciò che Esatto, viene dalla terra. Pierluca, adesso se, parliamoci chiaro, ne sentiamo di tutti i colori, di protocolli, di diete che facciano bene. Per carità, esistono dei tipi di diete come diete chetogeniche o digiuni intermittenti, sono delle diete che possono anche avere una loro valenza terapeutica, ma un conto è la terapia, un conto è lo stile di vita. Quando parliamo di stile di vita dobbiamo insegnare le persone a mangiare. Mangiare vuol dire la qualità. Quello che stiamo comprando, quello che stiamo mangiando, da dove viene? Per non parlare di quante frodi ci sono sull'olio, facciamo un esempio banale, l'olio extravergine d'oliva è un alimento molto utilizzato nelle nostre tavole e spesso non si conosce nemmeno l'origine. Per questo bisogna badare alla qualità piuttosto che pensare sempre a cosa stiamo mangiando o al protocollo dell'ultimo momento. Purtroppo sì, si fa tanto business su delle diete con esclusione, ma la dieta con esclusione di alimenti non ci dà serenità, non ci dà equilibrio e non ci dà consapevolezza. Se ci sono delle esigenze cliniche, in quel caso sono la prima a essere favorevole nell'applicazione di protocolli, ma parliamo di protocolli, non parliamo mai in quel caso di stile di vita. Le quantità all'interno del piatto, quanto è importante pesare gli alimenti prima di ingerirli o non è necessario? In un primo momento io dico sempre può essere corretto insegnare al paziente la grammatura, la porzione di ciò che mangiamo, perché dobbiamo anche abituarci, dobbiamo abituare un po' lo stomaco a quelle porzioni, ma deve essere solo un inizio. Lo scopo mio e quello che sicuramente di tantissimi miei colleghi è quello di portare i pazienti a non pesare più, ad acquisire una grande non solo conoscenza del cibo, ma anche un ascolto del senso di fame o di sazietà e quindi arrivare a mangiare senza pesare, soprattutto quando si è raggiunto l'obiettivo di dimagrimento, nel senso che abbiamo raggiunto un peso in cui ci sentiamo bene, in quel caso non è più necessario, secondo me, pesare. Infatti, vi porto l'esempio di me che faccio questo di lavoro, ma non peso ciò che mangio, perché ormai mi sento di trovarmi in un peso naturale, in un peso sento bene e mangio a seconda anche del mio senso di fame o sazietà, Quindi badando alla qualità naturalmente. bisogna ascoltare il proprio corpo, sentirlo, sentire le varie sensazioni, naturalmente abituarsi a nutrirsi in modo pieno. Se diciamo un paziente domani mattina o stasera, naturalmente, stasera è difficile perché sabato sera siamo quasi a mezzanotte, lunedì mattina verrà un paziente nel tuo studio. La prima cosa che tu gli chiedi per cambiare il suo stile di vita, perché come abbiamo capito Nadia non fa solo, diciamo, non vi dà la dieta dove praticamente rientrano quelle calorie e quindi voi risparmiate l'acquisizione dell'alimento, ma vi dà una serie di consigli per cambiare proprio lo stile di vita affinché la vostra salute migliori nella totalità. La prima cosa che facciamo al paziente Gennaro Rossi, che cos'è? Perfetto, Pierluca, quando un paziente entra nel mio studio, la prima cosa che faccio è quella di mostrare un'anamnesi alimentare, ovvero un questionario alimentare durante il quale c'è un'attenta conoscenza del paziente, perché verrà chiesta la storia del suo peso, ovvero quante diete ha fatto, quante volte ci ha provato a fare questo percorso, le abitudini alimentari, la storia clinica, le patologie, anche appunto le ultime analisi del sangue che sono state fatte, perché noi dobbiamo conoscere non solo la storia del peso, ma anche la situazione clinica. E in particolar modo mi concentro sulle abitudini alimentari. È proprio durante quelle domande che scopro tantissime cose ed è proprio quella parte per me più importante perché in base al lavoro della persona, allo stile di vita, io farò l'elaborazione di un piano molto molto personalizzato, perché dico sempre, le persone spesso sono spaventate dai nutrizionisti perché ci sono diete difficilissime, prodotti Ci introvabili. sta anche il Gennaro Rossi che ti dice, dottore, non ce la faccio a rinunciare a quell'alimento. Ci sta, io dico sempre, perfetto, lo lasciamo quell'alimento,
Però diamo spazio anche ad altri, quindi non sono mai per l'esclusione di tutti gli alimenti, soprattutto sono sempre per il preservare l'equilibrio della persona e anche il rispetto poi delle sue abitudini, perché se abbiamo una persona che lavora fuori casa, anche in quel caso bisogna fare in modo che il piano da seguire sia facile, sia pratico, perché se io metterò soltanto del cucinato o delle cose molto elaborate, è anche normale che quella persona difficilmente seguirà l'alimentazione. Dico sempre che la dieta giusta è quella che uno riesce a seguire. Quindi diciamo che i tuoi consigli sono 2.0. Sono innovativi. Allora, diciamo che il Generarossi è venuto da te, dopo quanto tempo poi naturalmente un paziente riesce a vedere e a capire i cambiamenti che il suo corpo praticamente gli fa notare allo specchio, perché poi lo specchio è il giudice più grande che noi abbiamo. Vero. Dopo un mese la persona già si sente meglio, appunto, quindi parlando sempre dei segnali del corpo, se la persona sa ascoltarsi già percepisce una digestione migliorata, un grande senso di leggerezza. È normale che dopo un mese non ci sono grandi cambiamenti fisici, perché io dico sempre anche che i migliori cambiamenti non sono mai quelli nel breve termine, bisogna darsi tempo, e spesso i cambiamenti più belli sono quelli che noi abbiamo visto anche dopo un anno, e vale anche per gli sportivi. Quando si fa sport e si abbina una corretta alimentazione, bisogna aspettare. Saper aspettare ci consente di lavorare meglio su noi stessi e soprattutto di vedere dei cambiamenti che sono reali. Le diete che ci permettono di dimagrire velocemente sono delle diete che in realtà non sono uno stile di vita e ci potrebbero far ritornare al punto di partenza. Quindi bisogna fare un lavoro lungo, graduale, senza ansia, senza fretta, e soprattutto cercando di capire se il nostro fisico effettivamente ha subito dei miglioramenti, ma lo sentiamo e non solo lo vediamo. In termini salutistici e non naturalmente estetici, quali sono i 3 consigli che daresti ai nostri telespettatori per fruire meglio dell'estate? Che sta arrivando naturalmente, con ritardo, ma sta arrivando. Ecco, tornando al discorso della fretta, sicuramente i percorsi migliori non sono quelli che iniziano in questi ultimi 3 mesi. Di certo si può sempre iniziare a cambiare la propria alimentazione, quindi il mio consiglio è quello di sicuramente cominciare anche da domani a mangiare bene, a fare attività fisica, e poi ci arriveremo sicuramente in una forma migliore, però non deve essere un percorso con una fine, ma dobbiamo anzi continuare. Quindi sicuramente corretta alimentazione, buona idratazione e sport. Una buona idratazione ha delle quantità di acqua da ingerire quotidianamente, se uomo o se donna? In genere, Pierluca, si consigliano i 2 litri classici, 1,5 litri, 2 litri di acqua al giorno. Però anche questo è un discorso molto più complicato, perché non è una legge i 2 litri di acqua, anzi la notizia che vi do è che anche in questo caso dovremmo capire il nostro corpo se ha esigenza di idratarsi. Spesso se beviamo troppo la diuresi è troppo accelerata, si va troppe volte in bagno, e questo non è un buon indicatore, vuol dire stiamo bevendo troppo e il corpo anche in questo caso non accetta un eccesso di acqua. Dobbiamo saperci regolare, quindi può darsi che magari in una giornata abbiamo bisogno di 1,5 litri, in un'altra 2 litri. Dobbiamo capire se il nostro corpo naturalmente ne sente la necessità. Nadia, io ti ringrazio da parte dei miei telespettatori, è arrivata quasi mezzanotte, naturalmente ti invito a ripetere i tuoi contatti e a far sì che i nostri telespettatori possano trovare in te un cambio di vita, un cambio di rotta che poi li possa far sentire bene. Prego Nadia. Grazie Pierluca, allora mi trovate su Instagram e Facebook come dottoressa Nadia Longobardi, biologa nutrizionista. Grazie a tutti. Buonasera e arrivederci a sabato prossimo.